pochi giorni all'addio definitivo di UBI. Abbiamo sentito il segretario della FABI, Fabio Faltoni. Intesa San Paolo ha comprato UBI nei mesi scorsi, ha venduto alcune filiali di UBI a Biper Banca, la banca di Modena, e ora il 12 di aprile le restanti filiali di UBI si scioglieranno in Intesa San Paolo. Quindi le 16 filiali che restano di UBI, dopo averne vendute 18 in provincia di Arezzo a Biper Banca, diventeranno Banca Intesa. Alcune si fonderanno, altre chiudono, altre resteranno autonome. Ma vediamo cosa cambierà negli sportelli della città. La filiale UBI di Saione si fonde con quella di Intesa di Via Roma e anche la filiale di Pescaiola si fonde con la filiale Intesa della Maestà di Giardino, pur restando nei locali di UBI, mentre chiude il mini sportello di Rigutino, dato che Intesa ha un'importante filiale lungo la strada statale proprio a Rigutino, e restano autonomi di UBI Banca, ex Banca Etruria, Montefalco, Trento, Trieste e Olmo. Rimane il centro direzionale di Via Calamandrei e i dipendenti non verranno trasferiti. Siamo riusciti ad ottenere il mantenimento in toto degli uffici di Via Calamandrei, quindi gli uffici di Via Calamandrei rimangono, vengono portate delle importanti lavorazioni. Rimangono anche gli uffici di UBI Sistemi e Servizi, che era una società a parte del gruppo UBI, tanto che UBI si viene reinternalizzata in Intesa San Paolo. Quindi circa 300 dipendenti che lavorano nell'ex centro direzionale di Banca Etruria di Via Calamandrei passano a Intesa e non vengono spostati, come qualcuno temeva, al grande centro direzionale che è Intesa San Paolo Novoli, ma tutti restano a lavorare ad Arezzo.